Sì. Allora, buonasera a tutti. Dovrei dire anche buonasera e Joested, perché praticamente siamo da, presenti dal, dall'Italia, la Romania, tutte le parti della Romania e l'Ungheria, ci siamo tutti e mi fa molto piacere darvi un benvenuto così virtuale all'Università di Cluj. Siamo ormai alla, al secondo appuntamento perché come sempre il professor Tassoni rispetta le promesse e per quelli che non lo sanno ci siamo già incontrati il 12 aprile e il professore ci ha parlato del suo ultimo libro che appunto ormai tutti lo sanno, però mi fa molto piacere ricordare il titolo Il gioco infinito della poesia, la lettura dei contemporanei da Ungaretti a De Angelis, che è uscito da pochissimo presso una casa editrice di Roma che si chiama Giulio Perone Editore. E appunto abbiamo il grande onore e piacere di avere Milo De Angelis tra di noi stasera. Io darò subito la parola al professore che ormai non ha bisogno di nessuna presentazione e ci spiegherà poi meglio lui cosa abbiamo in programma questo pomeriggio. Grazie infinite professore, la ascoltiamo. Grazie, grazie Delia Morera. Allora, prima di cominciare, devo dire almeno due cose per una buona gestione del nostro incontro. Prima di tutto prego gli amici che ascoltano di disattivare l'audio perché altrimenti le voci o i rumori ambientali si incrociano. In secondo luogo, ecco, come sta avvenendo in questo momento. Questo scritto compare Federico Fiderio, credo che, se no Delia, credo sia in grado di disattivare. Ecco qui. E poi vi volevo spiegare un po' come avrei pensato di gestire questo pomeriggio. Allora, seguirò un percorso che fa riferimento al libro che Delia ha citato, che è questo, appunto, questo libro che questo tipo che fa vedere così tutti gli altri. Colori continuano perché dipende da chi non disattiva. Seguendo un percorso che soltanto limitatamente pensato rispetto al libro, perché gli autori di cui mi occupo sono 12 e invece qui riuscirò ovviamente a affrontare la lettura testuale, però questa volta rispetto all'altro nostro incontro si tratterà di una lettura proprio di testi precisi e soprattutto rispondendo alle tante domande che abbiamo avuto dai ragazzi, dagli studenti, ma anche da lettori di poesia in genere, che hanno chiesto, ci hanno chiesto da più parti di affrontare direttamente la lettura dei testi. E quindi mi scuso in partenza con i tanti colleghi e studiosi che in questo momento mi stanno e ci stanno seguendo, perché magari troveranno che io dirò delle cose abbastanza note, ma è bene essere sempre molto chiari, soprattutto con i giovani, anche perché, e qui allora comincerei a spiegare di che cosa ci occupiamo. Oggi affronterei la lettura di alcuni testi nell'ordine, uno di Ungaretti, uno di Milo De Angelis, poi Leonardo Sinisgalli, Piero Bigongiari e Zanzotto. Naturalmente sono tutti testi impegnativi
e esigono una certa attenzione. Allora, per facilitare l'attenzione di voi che conta vostra, ci ascoltate, vi ascoltate, ci ascoltate, Delia a un certo punto condividerà il testo che io le ho mandato, che lei ha, quindi voi in condivisione sarete in grado di vedere il testo. Dopo un po' lo toglierà dallo schermo, perché non è carino, non è simpatico stare a guardare una pagina con delle parole mentre magari si intende partecipare ad una conversazione. E in ogni caso Delia metterà a vostra disposizione il file, e quindi potrete scaricarlo, prenderlo, visionarlo nel momento in cui vi interesserà, perché le poesie che leggo oggi sono appunto in questo piccolo file che riguarda la lettura della poesia. Ora mi rivolgo soprattutto ai giovani. Naturalmente noi leggeremo dei singoli testi e entrerò nel vivo del linguaggio di alcuni autori, ed è dunque necessario spiegare subito che quando parliamo del linguaggio di un poeta, parliamo sicuramente di un universo che ha delle sue originalità, che ha delle sue peculiarità, a tal punto che possiamo dire che ogni poeta inventa un proprio linguaggio. È un paradosso, però è un paradosso che rende l'idea, nel senso che proprio grazie alla poesia, lo sappiamo bene, lo sanno bene anche i linguisti, proprio grazie alla poesia molto spesso la lingua conquista nuovi spazi che altrimenti non avrebbe potuto sperimentare. E non sono soltanto spazi di senso, sono spazi anche nell'utilizzo proprio della lingua stessa. E vorrei anche chiarire un'ultima cosa, rispondendo anche alla domanda che spesso viene fatta, e che a me in questi mesi in cui continuo a parlare di questo libro, purtroppo non posso dire continuo a parlare in giro di questo libro, perché continuo a parlarne seduto dalla mia poltrona nel mio studio in Italia, per giunta, neanche in Ungheria. E la domanda è questa: è utile la poesia? Naturalmente la mia risposta è senza dubbio secca. Naturalmente sì, perché appunto dobbiamo alla poesia questo concentrato di ricerca e di invenzione che risulta una questione assolutamente unica per consentirci di attivare quei neuroni, proprio letteralmente di attivare i neuroni, che nell'interpretazione, ma non sono tanto lontano da un linguaggio di tipo biologico, nell'interpretazione favoriscono la circolazione del senso. Questo soprattutto nella formazione delle nuove generazioni credo che sia indispensabile. Quindi nessun ministro si sogni mai di levare lo studio, la lettura della poesia, e soprattutto della poesia contemporanea, che è così poco è frequentata nelle scuole e nelle università. Allora, a questo punto chiariamo ancora un'altra cosa. C'è un piccolo problema quando noi vediamo che in un testo, e questo accade molto spesso e non soltanto per i contemporanei, in un testo vediamo, sentiamo, leggiamo di un soggetto che dice io, no? Che dice io. E molto spesso quando dobbiamo spiegare parlare la poesia ai nostri giovani ascoltatori, sfugge una dizione impropria. Il poeta dice così, il poeta pensa così. Ecco, dovremmo cominciare a pensare che quell'entità che funziona anche come soggetto in prima persona all'interno del testo, cioè colui che dice io, funziona con delle potenzialità molto più ampie che non il diretto riferimento biografico dell'autore in persona che parla di certe cose. I poeti a vario titolo, in vario modo, parlano anche di vari soggetti, così come farebbe un narratore, naturalmente su un piano diverso, che racconta una storia. Quindi il paradosso è abbastanza conosciuto, c'è quel famoso romanzo di Montalbán, Vázquez Montalbán, nel quale il protagonista è lo strangolatore, uno strangolatore che si confessa in prima persona,
non è certo Montalbán lo strangolatore, ma è colui che parla nel testo. Anche per la poesia dovremmo ricordare questo, è vero, però, siccome succede in altri generi della letteratura, il soggetto che dice io spesso è legato all'esperienza dell'autore, ma teniamo conto che c'è una suggestione, una possibilità anche molto più ampia, e quindi non caviamocela sempre con le esperienze dirette dell'autore oppure con la spiegazione di quel solo individuo che pensa quelle cose. No, perché la mente del poeta, il soggetto che scrive, in realtà non interessa per il testo che produce. Il testo che produce è un insieme di riferimenti, un insieme. Allora, partiamo da un testo che è un testo ormai storico, che soprattutto gli studenti dei licei e proprio in questi giorni magari stanno frequentando con una certa assiduità, cioè Giuseppe Ungaretti, e il testo è tratto dal Porto Sepolto. Faccio il riferimento diretto al libro. Il Porto Sepolto è uscito per la prima volta in quanto proprio Porto Sepolto nel 1916. Proprio il riferimento al libro ci ricorda che ogni singolo testo vive all'interno di una unità con possibilità di riferimenti interni. Questo è il libro di poesia esiste nella sua entità, per cui l'atto arbitrario di estrapolare un testo è utile e vantaggioso naturalmente, perché noi possiamo leggerlo autonomamente, nessuno ci impedisce di farlo, ma sempre tenendo conto che appartiene ad un insieme di sensi, a un insieme di percorsi che si chiama libro di poesia. E non è un affare da poco, insomma. Ecco, da Petrarca in poi sappiamo che funziona in maniera molto efficiente per farci anche capire le cose che stiamo leggendo, come riferimento anche al di fuori del testo specifico. Ora, nella fattispecie, avete visto che già Delia sta ponendo in condivisione il testo di Ungaretti, è Monotonia, tratto dal Porto Sepolto, e appena noi lo vediamo, io lo leggo ad alta voce, cosicché diamo a Cesare ciò che è di Cesare, cioè diamo al testo il suo corpo fonico, sonoro e ritmico, perché un testo poetico parte da questo. Senza questo non riusciremmo a capirlo. Delia sta. Si vede, si dovrebbe già vedere. Ancora no. Vediamo altre cose. Vediamo. Ecco, sì, forse. No, adesso vediamo te. Ma comunque io posso cominciare a leggerlo. Eccolo, Monotonia. Come compare alla fine del testo, ma come Ungaretti scrive, ecco, lo vedete, come Ungaretti scrive sin dal primo autografo in questi fogliettini sui quali in trincea annotava i primi versi, è stato scritto a Valloncello dell'Albero Isolato il 22 agosto 1916. Credo di dire di essere nel giusto se dico che questa località, Valloncello dell'Albero Isolato, non esiste in realtà, è una di quelle località momentanee, di quegli episodi di trincea che costituiscono una geografia apparente, così come molti sanno, quindi anche una topografia apparente, dal punto di vista però dell'attuale disposizione delle mappe, per molti casi non viene riconfermata, non li ritroviamo, cioè è un luogo fittizio ritrovato da Ungaretti in quel momento. E leggiamo Monotonia. Fermato a due sassi, languisco sotto questa volta appannata di cielo. Il groviglio dei sentieri possiede la mia cecità. Nulla è più squallido di questa monotonia.
Una volta non sapevo che è una cosa qualunque, perfino la consunzione serale del cielo. E sulla mia terra africana, calmata un arpeggio perso nell'aria, mi rinnovavo. Ecco. Questo testo subisce alcune varianti, questo testo d'arrivo in partenza appare lievemente differente da quello che noi leggiamo, sin dall'edizione mondadoriana del Porto Sepolte dell'Allegria degli anni 40, però oggi è il testo definitivo e il testo ne varietur. Che cosa dire subito a proposito di questa monotonia? Che proprio questo testo di Ungaretti ci dimostra che non sono i grandi significati a imporre alla poesia la responsabilità di definire eventualmente un tema, per esempio in questo caso monotonia, non è tanto la monotonia in sé il tema di questo testo di cui noi ci stiamo occupando, ma è qualcosa di ben diverso che contribuisce anche e anzi a farci capire che Ungaretti ci sta parlando di un tipo di monotonia del tutto diversa da quella a cui noi accederemmo se consultassimo il dizionario. E cioè, allora, questo titolo, mettiamolo tra virgolette, e quel mettere il titolo tra virgolette vuol dire che la portata del testo è data dalla lettura stessa. Vedete subito all'inizio della poesia una annotazione di questo soggetto che dice io nel testo, naturalmente. Fermato a due sassi languisco. E se noi leggiamo questo solo verso senza leggere tutto il Porto Sepolto, non possiamo renderci conto che il Porto Sepolto è un libro in cui si parla fondamentalmente di spostamenti. Porto Sepolto, lo ricordo, è costituito da veramente un grappolo di poesie, però pur in questo numero esiguo di poesie vediamo che il soggetto, che l'io che parla, indica spesso questo movimento, questa instabilità, questa situazione dell'uomo che si sposta e che si sente sospeso e quindi ha difficoltà a fermarsi, a ritrovarsi, a cercare e ritrovare i punti di riferimento. E questa è la condizione nella quale nasce uno dei capolavori della poesia italiana del XX secolo e nasce in trincea, come sapete, durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco perché fermato a due sassi ha il valore di questa indicazione, fermato a due sassi, come se il corpo stesso di questo soggetto, di questo soldatino che parla, potesse scivolare via con l'acqua dell'Isonzo di cui parla in un'altra celebre poesia di quei suoi primi anni, cioè i fiumi. Invece è fermato a due sassi, come se i sassi bloccassero questo corpo e gli dessero la possibilità di fermarsi, appunto, di ancorarsi, di crearsi un riferimento momentaneamente certo. E però, fermato a due sassi, languisco. Cosa stiamo facendo noi in questo momento? Lo dico soprattutto ai giovani ascoltatori, ma anche a quelli meno giovani, insomma, non è perché escludere tutti gli altri. Cosa stiamo facendo in questo momento? Beh, in questo momento noi stiamo percorrendo il testo nelle risonanze della parola, che era quello che sarebbe piaciuto molto a Ungaretti, ma è quello che piace a ogni poeta, perché è proprio la parola che ci ricorda, l'esercizio della parola che ci ricorda che la lettura di un testo poetico esige pazienza, esige attenzione, esige ascolto, anche per le singole risonanze di tipo sonoro, in Ungaretti le sentiamo,
già in questo test le risentiamo, ve le farò notare, ma anche pazienza rispetto ad una terminologia, all'uso di alcuni termini che noi daremmo per scontati magari nel quotidiano, ma che scontati non sono. Ecco che compare all'improvviso questo languisco. Ungaretti usa fra l'altro il termine languore in un'altra poesia molto importante del Porto Sepolto, e questo languore di cui lui parla è piuttosto che la mancanza o il richiamo a qualcosa che manca, come spesso è accaduto di sentir dire ai commentatori, in realtà dovrebbe richiamare alla vostra mente proprio l'etimologia e il significato di base del verbo languire in italiano, che è appunto basato sul significato di struggersi, consumarsi. Il languore di cui parla Ungaretti è molto lontano dal languore dei crepuscolari, è l'opposto del languore dei crepuscolari. Con i poeti crepuscolari e a partire, e prima di tutto direi soprattutto Corazzini, questo tipo di languore diventa altra cosa, quella materia malinconica che non interessa ad Ungaretti, che non interessa alla poesia italiana che guarda in modo diverso all'uso della parola e del linguaggio in maniera positiva, in maniera convinta, non in maniera non sulla difensiva, ma potrei dire in questo caso sull'offensiva, cioè cercando di superare i limiti di uno status quo della lingua. Allora languisco come struggersi, consumarsi sotto questa volta appannata di cielo. Dunque in questa sosta sotto la volta del cielo che è appannata. Ecco il primo attributo che ha una suggestione, potremmo dire tardo simbolista, tanto per intenderci, e cioè qualcosa che riguarda la visività, il modo di guardare. La volta appannata del cielo ci fa intendere quasi che questa stanza nella quale si trova Ungaretti, che è una stanza aperta in piena natura, in realtà ha qualcosa che sta sopra, che è il cielo, che ha una volta celeste, come si dice normalmente, ma che è appannata, cioè non è limpida, non è limpida. Dunque la visione non è limpida. E questo elemento lo portiamo con noi nella seconda strofa. Il groviglio dei sentieri possiede la mia cecità. C'è la perentorietà della lingua di Ungaretti. Vedete come decisamente Ungaretti dice una cosa che si riferisce a quell'attributo precedente, appannata, che riguarda il vedere. E dunque il groviglio dei sentieri possiede la mia cecità. Qui abbiamo una suggestione piena. Pensate a quante sollecitazioni riceviamo da questo distico, da questi due versi, nei quali Ungaretti indica un groviglio di sentieri che può essere il groviglio dei sentieri evidenti, i sentieri in bosco, i sentieri di un bosco, ma anche qualcosa di meno presente, come il groviglio dei sentieri della mente o il groviglio dei sentieri di ciò che è possibile vedere, possiede la mia cecità. Dove la cecità è posseduta dal groviglio dei sentieri, cioè il poeta è cieco, non vede chiaramente, non vede questo groviglio dei sentieri, la sua vista è appannata e allo stesso tempo è la cecità che possiede il groviglio dei sentieri, perché possono essere immaginati ma non visti chiaramente, il groviglio dei sentieri, ma non visti chiaramente. Quindi immaginatevi la situazione di questo corpo
di questi occhi che vedono in questa consumazione del fisico, che vedono la volta appannata e poi che pensano i sentieri in questa condizione di cecità, cioè del non vedere e quindi del dover immaginare il groviglio dei sentieri o il groviglio dei sentieri che preme perché è immaginato dalla cecità stessa. E arriva il distico successivo che è ancora più difficile. Scusatemi, bevo un sorso d'acqua. Nulla è più squallido di questa monotonia. Ovviamente le risonanze ungarettiane, alle quali non avrebbe mai rinunciato Ungaretti, che anzi gli consentono di rimarcare l'enunciazione, ciò che sta dicendo, nulla è più squallido, vedete come diventa quasi una sorta di attrae già subito per questo raddoppiamento delle liquide, per questa allitterazione a distanza, nulla è più squallido di questa monotonia. D'altra parte, se pensate all'importanza di una poesia mattina, della brevissima poesia mattina, basata semplicemente su due elementi, mi illumino d'immenso, vedete che in quel caso lì Ungaretti, a parte la ripetizione di alcuni fonemi, basa tutto sul raddoppiamento delle sillabe. Questo contribuisce a dare alla poesia un suo corpo udibile più che visibile, e soprattutto a farci seguire il percorso che il poeta sta intraprendendo. Nulla è più squallido di questa monotonia. Dunque, questa monotonia di cui si sta parlando è presentata come qualcosa di estremo, non c'è niente di più squallido. Qui Ungaretti evita l'ambiguità e anche la difficoltà di affrontare un termine, secondo me, di grande importanza anche per Ungaretti, così come lo fu per Valéry, così come lo è per gli altri poeti del Novecento e del secolo nostro, per esempio lo è in Milo De Angelis, il nulla, il niente. Qui in realtà Ungaretti non affronta questo problema, lo affronta altrove, però senza dubbio questo nulla che sarebbe, che non ci sarebbe, che non sarebbe più squallido di ciò di cui ci sta parlando, è qualcosa che rimane fuori dal ragionamento. Nulla è più squallido di questa monotonia. Abbiamo sempre questo soggetto guardante che non vede, allucinato dallo sguardo appannato, con la cecità che non gli consente di vedere chiaramente i sentieri. E improvvisamente l'attenzione si sposta su un altro tipo di visuale. Una volta non sapevo che una cosa qualunque, perfino la consunzione serale del cielo. È il riferimento a un altro tempo, a qualcosa che viene prima, naturalmente. Una volta non sapevo, che è una cosa qualunque, e dunque non è un fenomeno eccezionale, è una cosa qualunque, però questa cosa qualunque è anche la cosa di cui parla Ungaretti spesso, a partire dal porto sepolto, la cosa qualunque è perfino la consunzione serale del cielo, la consunzione serale del cielo, cioè il cielo che si consuma. Dunque, da una parte, il cielo che si consuma, ovviamente immaginiamo al tramonto, o subito dopo il tramonto, il cielo che sparisce alla vista. Ritorniamo dunque là da dove eravamo partiti, cioè dal campo semantico dell'appannamento, della cecità, e adesso
questa confusione serale riguarda ciò che si vede o che non si vede al tramonto rispetto a questo corpo fermato a due sassi che è come se si salvasse da una sorta di scivolamento, di deriva verso qualcosa. E la conclusione che ci riporta al paragone centrale, fondamentale per tutto il Porto Sepolto. E sulla mia terra africana, qui la dizione è fiorentina, il raddoppiamento della F si deve alla dizione fiorentina di Ungaretti. E sulla mia terra africana, calmata a un arpeggio perso nell'aria, mi rinnovavo. Partiamo dal verbo finale del testo, cioè a questa sorta di rinnovamento che avveniva precedentemente in un paesaggio differente da quello presente, che però viene confrontato al paesaggio presente, al paesaggio di cui Ungaretti sta parlando al momento, che è un paesaggio esterno, ma anche un paesaggio personale, interno, mentale, anche psichico, che non ha nulla a che fare con l'immaginare una realtà e descriverla in un certo modo. Come vedete, invece, si parla qui di una realtà molto complessa che riguarda un dentro e riguarda un fuori anche allo stesso tempo. E dunque questo rinnovamento che avveniva precedentemente si riferisce naturalmente all'Egitto, agli anni egiziani. Il confronto è frequente nel Porto Sepolto e anche questo, devo dire, poche volte, alcune volte, ma non frequentemente come avrei desiderato, è stato notato. Ungaretti percorre la terra dove ha combattuto da fante, da soldato semplice nella prima guerra mondiale, cioè sul Carso, ai confini nord dell'Italia, come se rifacesse un viaggio paragonandolo alla terra africana e soprattutto ai limiti del deserto, un limite paragonato a un altro limite. E qui lo vediamo ancora più chiaramente, perché immediatamente sorge il parallelo e sulla mia terra africana calmata a un arpeggio. La suggestione naturalmente è analogica, qui vi è un'analogia, calmata a un arpeggio perso nell'aria. È una forma analogica che poi verrà molto adoperata dai poeti della terza generazione del Novecento, cioè da Gatto in modo particolare, ma anche da Luzzi e da Bigongiari, cioè è questa l'espressione. E sulla mia terra africana calmata a un arpeggio perso nell'aria. Noi avremmo detto correttamente, forse, calmata per un arpeggio, grazie a un arpeggio, con un arpeggio. E invece l'immediata resa analogica della percezione porta il poeta, vi ricordo un titolo fondamentale di Alfonso Gatto di un libro bellissimo, Morto ai paesi, no? Morto ai paesi. Ecco che qui la lingua, giustamente, come si dice, viene stropicciata, giustamente, perché si deve aprire un senso, ed è la lingua che deve piegarsi a ciò che il poeta sta scrivendo in quel momento. Sulla mia terra africana calmata a un arpeggio, perso nell'aria, mi rinnovavo. Dunque questo rinnovamento avveniva su questa terra africana paragonata, come vi ho detto, ai sassi al momento in cui invece quel corpo è portato a languire, a consumarsi, quindi non ancora a rinnovarsi, a trovare qualcosa che superi il momento tragico di cui Ungaretti parlerà in tutto il libro, che riguarda appunto più da vicino la questione del Porto Sepolto. Bene, questa è una proposta, nessuna lettura è assoluta, men che meno la mia lettura, però le proposte di lettura, se indicate con riferimenti onesti, possono essere anche confrontate ad altre proposte di lettura. In ogni caso, come vedete e come sapete bene,
non c'è un solo modo di leggere la poesia, ma abbiamo la possibilità di lavorare intorno al testo perché il testo continua a parlarci nel tempo. Mentre il poeta teme di consumarsi, mentre avviene una sorta di consunzione psicomentale nella situazione di questa particolare monotonia, lo dico sempre tra virgolette, e mentre subentra il ricordo della terra d'Africa che invece consentiva il rinnovamento, il ricambio, la possibilità del rilancio dell'energia vitale, noi sappiamo benissimo che invece il testo ungarettiano non si è consumato, non si sta consumando, e noi potremmo continuare a leggerlo trovandolo ancora attuale con il passare del tempo. Ecco, questa in questo momento è la mia proposta. Allora, io vi propongo di fare così. Allora, dalla monotonia ungarettiana io passerei, avevo previsto di passare a leggere e lavorare con voi al testo che apre il libro di Milo De Angelis, Incontri e agguati, che è il penultimo, libro di Milo, l'ultimo libro uscito qualche mese fa, è intitolato Linea intera e linea spezzata, ne abbiamo ampiamente parlato, fra l'altro, proprio in una conversazione con vari autori e con la presenza del poeta stesso. La poesia che apre Incontri agguati, che fra l'altro apre anche una sezione che guarda caso si intitola Guerra di trincea. La trincea di cui ci parla Milo De Angelis in questo libro è una trincea un po' particolare. La poesia non ha un titolo, è una di quelle poesie che prende titolo dal primo verso, cioè Questa morte è un'officina, e merita una spiegazione perché va collegata al resto del libro, prima di tutto al resto della sezione a cui appartiene, ma poi al resto del libro e anche al titolo stesso, Incontri e agguati, però questo lo faccio in un secondo momento. Io approfitterei dell'eccezionale chance che noi abbiamo in questo momento, cioè di avere Milo De Angelis presente in ascolto, e gli chiederei se se la sente di leggercela lui la poesia di apertura del libro, anche perché la mia lettura sarebbe indegna rispetto alla sua, molto indegna. Anche se la lettura ad alta voce di ciascun lettore è sempre ben voluta, è sempre benvenuta, perché, come diceva anche Ungaretti, la poesia va letta sempre ad alta voce. La poesia possiede un corpo fonico, sonoro, ritmico che deve essere sentito, non si può farne a meno. E sono il poco obbligato nei confronti di Milo per questa sua gentilezza estrema. Non succede quasi mai che quando si parla di poesia in pubblico ci sia il poeta che legge proprio la sua poesia. Sembra una tranche di quel film di Nanni Moretti che chiama gli esami di maturità il poeta in presenza. In questo caso abbiamo uno dei grandi poeti della nostra epoca, quindi sono felicissimo di sentirla da lui. Tra l'altro devo dire, prima che Milo legga, che nella mia vita ho sentito molti poeti leggere poesia e molto spesso la lettura dei poeti, proprio la lettura dei poeti ad alta voce, è un altro degli elementi indicativi per l'interpretazione del testo. E tra questi devo dire che due o tre sono quelli che in assoluto mi hanno dato di più, anche grazie alla loro lettura, in un senso che è molto vicino al loro modo di intendere la ricerca della parola nella parola, e tra questi vi è senza dubbio Milo De Angelis. Allora, ce la leggi tu, Milo? Certo. Grazie. Questa morte è un'officina. Ci lavoro da anni e anni. Conosco i pezzi buoni e quelli deboli, i giorni propizi, la virtù di applicarsi minuto per minuto e quella di sostare. Sostare e attendere una soluzione nuova per il guasto. Vieni, amico mio,
ti faccio vedere, ti racconto. Benissimo, grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. Avete visto che ci sono state un paio di pause strategiche molto importanti che condivido, fra l'altro, e che ci dicono anche come dovremmo ripensare la metrica del verso contemporaneo, anche alla luce di quello che i poeti ci suggeriscono. Non è una metrica di tipo tradizionale o convenzionale, sarebbe meglio dire convenzionale, ma dotata di altri presupposti, per esempio nel caso di Milo De Angelis, di quello che si chiama il fonoritmo, cioè un ritmo basato su alcuni suoni che si impuntano su delle situazioni o ripetizioni di suoni o addirittura ripetizioni di parole che ci danno la possibilità di continuare a sentire il corpo del testo in un modo tangibile. Allora, per capire bene in che direzione ci porta questa poesia tratta da Incontri agguati, uscito nel 2015, è necessario che ci soffermiamo qualche minuto su questo titolo, Incontri e agguati. È un titolo in sé indicante la tragicità della situazione di cui parla tutto il libro, peraltro. Cioè laddove l'incontro potrebbe essere un agguato, nel senso che l'incontro potrebbe nascondere qualcosa di imprevisto, di imprevedibile, e l'agguato potrebbe essere anche un agguato mortale, come sappiamo da alcuni protagonisti del libro, perché in questo libro si parla, o meglio parlano in prima persona, delle voci di assassini che hanno che ripercorrono la controversa e anche contraddittoria storia del loro amore, per esempio per una donna, a partire dal sacrificio della donna stessa, e quindi nel modo più tragico e senza soluzione, che è quello appunto dell'omicidio, dell'uccisione dell'individuo, e in questo caso addirittura della figura, tra virgolette, amata. Sapete che su questo la nostra civiltà riflette molto, anche perché purtroppo riguarda una realtà di fatto tra le più drammatiche e urgenti della cosiddetta civiltà contemporanea, che invece presenta questo grosso buco nero, appunto, dell'uomo che sopprime e uccide ciò che più dovrebbe amare, cioè la donna al suo fianco. Beh, questa poesia però non parla ancora di questi temi. Io ho anticipato uno dei percorsi del libro, ma perché introduce però alla situazione di base del libro stesso. Cioè, ripercorriamola adesso e vediamo un pochino, e vediamo più da vicino di che cosa si tratta. Questa morte è un'officina. Senza dubbio l'allusione all'officina, che è una situazione di parallelo, di tipo similitudine, che viene portato detto in tutto il testo, l'officina, i pezzi buoni, i pezzi deboli e così via, il guasto, in un'officina si tende ad aggiustare un guasto, no? Però questa morte in un'officina ci dice prima di tutto qualcosa di molto preciso,
cioè ci dice che la parola della poesia è rivolta alla morte come racconto, come situazione di avvenimenti, come officina appunto, cioè come qualcosa, come un insieme entro il quale funzionano determinate cose o non funzionano, i pezzi buoni e i pezzi deboli. E la consuetudine dello stesso Milo De Angelis con questa situazione, con questo tema, arriva da molto lontano. È vero che è un'officina, è vero che ci lavoro da anni e anni, perché il meccanico che non aggiusterà mai niente, nessun corpo all'interno di questa officina, in realtà lavora con questa officina sin dagli anni degli incontri giovanili e generazionali di cui si parla nel primo suo libro, Di somiglianze, che è del 1976, dove compaiono non figure di omicidi, ma semmai di uomini al limite, o di giovani, di ragazzi soprattutto, di guerrieri e ragazzi al limite, e al limite del suicidio. E dunque il tema della morte, comunque lo si guardi, la morte stessa, comunque la si guardi, non è un tema vuoto, non è un tema nullo, è addirittura un'officina, cioè dove avviene qualcosa, dove si vede che comunque c'è un motore che si muove. Ci lavoro da anni e anni, conosco, e qui entra in gioco l'affermazione di una pertinenza, di una competenza, i pezzi buoni e quelli deboli. Ma un attimo, io ho dato per scontato che sia il poeta a conoscere i pezzi buoni e i pezzi deboli, e perché non invece uno dei suoi personaggi che parlano in prima persona all'interno del testo? Cioè, è vero che l'autore è colui che dice la parola che noi stiamo ascoltando, è vero che la scrive lui, ma è altrettanto vero che la voce che ci parla potrebbe essere anche una delle voci del testo, cioè di uno che conosce bene l'officina della morte, che conosce i pezzi buoni e quelli deboli, che può anche non essere il poeta che ne parla, che può anche non essere l'io che in quel momento sta dicendo le cose, io conosco, no? Che sta dicendo le cose, ma è una prospettiva di un individuo che dice queste cose. E chissà quanti noi abbiamo conosciuto che conoscono bene l'officina della morte perché l'hanno attraversata, l'hanno affrontata, l'hanno vissuta sulla propria pelle, non l'hanno chiusa, evitata, nullificata nei sommari. Arrivederci. Nelle posizioni sommarie del nostro quotidiano. Non soltanto dunque conosci i pezzi buoni e quelli deboli, ma i giorni propizi, cioè i giorni nei quali si riesce meglio a entrare in questa officina che tra poco vedremo poi che cosa diventerà. La virtù di applicarsi minuto per minuto, che è la virtù appunto del meccanico, la virtù di chi conosce questa officina, di chi conosce i pezzi di cui sta parlando, di chi conosce dunque questo elemento, questo argomento, questo tema, questo oggetto che è la morte stessa, per la quale bisogna applicarsi minuto per minuto. E dunque non è un fatto saltuario, è un fatto che continua costantemente, che abita la mente di chi l'ha fatto entrare nella propria, di chi vi è entrato come se fosse un'officina.
e quella, conosco i pezzi buoni, giorni, eccetera, la virtù è quella, cioè la virtù, di, e qui avviene la prima ripetizione, sostare e attendere, poi vedremo che cosa. Questo è importante, perché oltre all'applicarsi, il sostare, fermarsi, sostare, e allo stesso tempo attendere, come se si aspettasse una risposta, come se la domanda venisse fatta proprio all'enigma tragico che ci sta di fronte, che riguarda in assoluto la storia dell'uomo, cioè la morte. Da qualsiasi parte noi la guardiamo, perché la morte può essere guardata, anzi deve essere guardata da vari punti di vista. Sostare e attendere. La ripetizione non è un segnale secondario, non ha soltanto un uso funzionale alla dizione del testo, perché questo insistere sul verbo sostare indica proprio la posizione di questa attesa. È la posizione centrale di questo soggetto che è entrato in un'officina così tanto laboriosa e allo stesso tempo complicata da dire, da decifrare. E attendere che cosa? Una soluzione nuova per il guasto. È evidente che la morte, che è la morte definitiva, la morte quotidiana, le piccole morti che avvengono anche nella nostra psiche, nella nostra esistenza, ogni tipo di morte che riguarda l'individuo, che non è soltanto la morte fisica, ma è la morte che avviene anche dentro di noi, no? Che cos'è se non la percezione della morte, quello della depressione, della percezione del nulla, della percezione del nulla che porta molto spesso anche al suicidio o all'omicidio, o porta all'estremo il fisico, la fisicità, la percezione della propria fisicità, oltre che di quella dell'altro. Però attendere una soluzione nuova per il guasto. È evidente che c'è un guasto se siamo in un'officina, ma la soluzione non è prescritta, cioè non è scritta prima. Non è prevedibile, è una soluzione nuova ed è questo il punto centrale di questo libro. A partire dal testo, questo testo di inizio, di avvio del libro, noi la soluzione nuova la capiremo leggendo tutto il resto del libro. La soluzione nuova è questo insieme corale a più voci, che è la confessione anche dell'individuo che attraverso il testo, e anche gli incontri di cui parla il poeta, che sono incontri fondamentali avvenuti anche nella sua vita, anche di persone che gli sono state vicine in vario modo, anche se non soltanto alcune vengono citate per nome e le altre invece vengono indicate per definizioni generiche. Per cui l'incontro è sempre più simile all'agguato, e l'agguato è sempre più simile all'incontro. Perché l'agguato? Perché è l'agguato nell'esistenza di ognuno di noi. Ogni incontro ha in sé qualcosa di positivo ed è qualcosa di terribile, positivamente terribile e negativamente terribile. È un agguato della vita che ci porta a tirarci fuori da noi stessi, comunque. Una soluzione nuova per il guasto. Quindi la soluzione non è data prima e la soluzione non è detto che sia definitiva. E conclude. Vieni, amico mio, ti faccio vedere. Dunque l'invito è a entrare in questa officina e a vedere che cosa succede, a scoprire i meccanismi. Vieni, amico mio, ti faccio vedere. L'ottima regia di Delia Morar vi fa vedere direttamente il testo. Ti faccio vedere, ti racconto. E qui il verso finale, allora è chiaro che ti faccio vedere, ci dà la dimensione di questo
indice puntato su qualcosa, ti faccio vedere come funziona, ti faccio vedere il guasto, ti faccio vedere che la morte è questo meccanismo non poi così definibile nella vita dell'uomo, no? Non così scontato oppure così spaventoso da non poter essere attraversato, da non poter essere frequentato. Allo stesso tempo va tenuto presente, ha la sua terribilità. E questo ultimo verso ti racconto come avviene nella miglior tradizione della poesia europea moderna e contemporanea, cioè del Novecento e della nostra epoca, del XXI secolo, ha una possibilità duplice di interpretazione. Ti racconto nel senso che ti racconto ciò che succede, racconto a te ciò che succede, anche racconto te, io racconto, la poesia, Milo lo ha detto tante volte, lo ha scritto e io condivido in pieno, la poesia non è racconto, non è narrazione. Quindi anche questo verbo raccontare è un verbo che noi mettiamo tra virgolette di protesta, ti racconto nel senso che indico un certo percorso, ma anche racconto te, cioè attraverso ciò che sto dicendo racconto quello che tu sei, quello che ti avviene. E la poesia di introduzione di tutto il libro, naturalmente noi ce la ricorderemo sempre nella lettura di tutto il libro, perché il libro mantiene la promessa. In realtà il racconto di Incontri agguati, sempre detto tra virgolette, naturalmente, non c'è nessuna piccola storia in Incontri agguati, è invece una storia in prima persona, di voci che parlano in prima persona, che è un fatto totalmente diverso. Ho detto confessioni per farvi capire meglio. Beh, siamo arrivati a un punto straordinario, no? Siamo arrivati a un punto straordinario che non avremmo mai immaginato. È il testo stesso che ci fa pensare a queste cose. Ecco, allora, guardate, io e con l'imbarazzante situazione di parlare di un testo davanti al poeta stesso, che naturalmente in questo momento io credo Milo starà pensando, ma io veramente queste cose non le pensavo proprio quando scrivevo questo testo, però questo, Milo, lo sai, te l'ho sempre detto, c'entrerebbe poco, anche perché a volte si scrive sfuggendo anche al proprio meccanismo censorio, no? E quindi questo non vorrebbe dire, i critici spesso si avvantaggiano di questa chance per dire che magari loro hanno detto delle castronerie che il poeta non pensava. In ogni caso spero di non essere andato molto al di là dell'enunciazione linguistica. Ecco, a questo punto però, lasciando in sospeso l'eventuale lettura degli altri testi, io approfitterei della situazione, farei di necessità virtù, e approfitterei, se siete tutti d'accordo, della presenza proprio di Milo De Angelis, per sapere, anche perché abbiamo questa grossa opportunità, e quindi me ne avvantaggerei, siccome io sono stato negli anni un grosso sfruttatore della generosità di Milo, vi chiederei di intervenire ora e di fermarci qui, anche magari con le vostre domande, con le vostre indicazioni, e chiederei a Milo, se la sente, dal suo punto di vista, di dirci come magari inviterebbe lui il lettore alla lettura di questo. Innanzitutto ringrazio Luigi, come sempre, ascoltarlo parlare di poesia, della mia poesia, è ogni volta una rivelazione, un ingresso nelle zone più sotterranee, più segrete, più deserte dell'esistenza. E poi, come dice Luigi, qui si tratta di una guerra di trincea in questa poesia, si tratta di una guerra non frontale, di scontri continui, ma fatta di attese, fatta di pause, di silenzi, di incertezze, magari un attacco, una granata che scoppia e poi giorni e giorni in cui non succede nulla, no? In cui siamo lasciati da soli in balia dei nostri pensieri. E quindi una guerra in cui si combatte per settimane, magari per strappare un metro di terreno al nemico. Questo è tipico del rapporto che il libro instaura con la morte, cioè non è mai uno scontro
verticale, uno scontro diretto, ma è piuttosto una guerra di posizione, è piuttosto un tentativo di trattare, di instaurare un patteggiamento con la morte, un nemico troppo potente per affrontarlo a viso aperto. Allora si cerca gradualmente di trovare delle vie, degli spiragli, dei modi di ingresso nel suo territorio senza doverla affrontare in maniera in campo aperto. E quindi sì, come sempre, ogni incontro, diceva giustamente Luigi, anche l'incontro con la morte, contiene un agguato, contiene la possibilità di una scoperta illuminante e rivelatrice. Spesso è un agguato del nulla, del niente, del vuoto, un po' come l'agguato che termina la bellissima poesia di Montale, Due nel crepuscolo, dove alla fine i due personaggi incontrano il niente. Però può essere anche un agguato della gioia, c'è un agguato del dolore che è presente in ogni nostro incontro, ma c'è anche un agguato della gioia, l'improvvisa rivelazione di una parte nuova dell'altro e di noi stessi. Ecco, io posso soltanto ringraziare chi legge una poesia e fa capire qualche cosa al poeta di ciò di cui lui stesso ha scritto, perché non si scrive ciò che si sa, ma si comincia a saperlo scrivendo, non si scrive ciò che si conosce prima, ma si cammina attraverso la conoscenza con l'aiuto della parola poetica. Sono profondamente grato per questo che ci hai detto, e anche così che possiamo dire come lettori, anche se ho sbagliato poco, ecco, ho sbagliato per poco e poco. Allora, se a questo punto ci sono delle domande, anche perché non possiamo prolungare all'infinito, insomma, per molte ore l'incontro, perché ci sono ragazzi che vengono già da una giornata di lezioni che continuano a durare, il semestre a Cluj non è ancora terminato, quindi mi rendo conto anche della stanchezza di questi ragazzi. Se avete delle domande a questo punto da porre a me, a Milo, ad altri, se volete, ecco, qualche domanda magari adesso la possiamo ascoltare, no, vero Delia? Sì, sì, anzi, ecco. Invitiamo. E mentre tutti si preparano le domande, vi dirò che mi è venuto in mente di, ovviamente, di cambiare il programma e far riferimento a un'altra poesia di cui parlo nel libro, però è una sorpresa, è una poesia di Milo, ma in realtà potrei dire non è una poesia di Milo. Adesso poi gli dirò di che cosa si tratta. Intanto, se preparate le domande, se qualcuno vuole farsi avanti per le domande, io con grande Milo, con grande piacere rispondiamo. Se le domande tardano, se ci sono, dite prima, insomma, subito e prima possibile. Se le domande tardano, allora vi spiego perché sono stato enigmatico un minuto fa dicendovi di una poesia di Milo De Angelis che non è una poesia. In questo libro di cui stiamo parlando, cioè Il gioco infinito della poesia, c'è un capitolo intitolato Le periferie del testo, che è l'ultimo capitolo che ho scritto nel libro, cioè è l'ultimo capitolo scritto, però non è l'ultimo capitolo del libro. È scritto anche per un'occasione precisa, cioè è uscita prima la traduzione francese e poi ne ho già parlato, l'ho già detto, della rivista, importantissima rivista, forse una delle più importanti riviste europee di letteratura, che ha quasi 100 anni, si chiama Europe, ha pubblicato un dossier dedicato proprio a Milo De Angelis con vari interventi. Il mio è proprio questo, nella versione italiana con alcune variazioni. Però in questo intervento ho
Non ho fatto quello che di solito fanno tutti, cioè non ho parlato di un testo di Milo tratto da uno dei suoi libri, ma ho parlato di un testo di Milo che poi non è finito, non è stato pubblicato in un libro, cioè un testo che apparve per la prima volta sulla rivista Poesia e che fa parte di un poemetto intitolato L'Oceano intorno a Milano, e questo è l'inizio del primo movimento di questo poemetto. Il poemetto esiste, adesso voi lo trovate nell'opera, e faceva parte del volume Biografia sommaria, vero Milo? Sì. Ecco. Quindi L'Oceano intorno a Milano esiste, testo bellissimo fra l'altro. Però questo primo sonetto, che fra l'altro quindi voi i lettori francesi lo hanno letto anche in francese perché è stato tradotto benissimo, io l'ho proposto in questo testo e ho proposto il primo movimento, quello Nostra Signora dei Naufragi, che è una poesia che dunque voi non trovate nel volume di tutte le poesie di Milo De Angelis, il volume che esiste, ma non esiste questo testo, perché faceva parte di quei testi sui quali Milo ha lavorato e che ha eliminato o ha riutilizzato in vario modo nel tempo, trasformandoli e trasferendoli. Milo, stai guardando sul mio libro o sul... No, sul libro... Nostra Signora dei Naufragi, così com'è, non appare lì però. C'è la versione definitiva. Quindi. La versione definitiva. Invece io adesso intendevo proporre la versione iniziale, però tiela, così gli facciamo vedere cosa succede. È una ottima idea. Allora, vi leggo, anche se non è nei testi che Elia eventualmente potrebbe proporre in condivisione, vi leggo che cosa era inizialmente. E allora questo è il frammento. Milo, se vuoi leggerla tu, però devi andarti a procurare il mio libro, quindi devi cercarlo, quindi è più difficile. La leggo io. Va bene. Allora, Nostra Signora dei Naufragi, i millenni non scendono più qui. Viscere abbreviate nella strada per greco, insegnando l'alfabeto con l'identica voce che ci oscura dall'altra parte, per un movimento sbagliato dell'abiro, scrutando per 42 anni i tempi finali dell'ossigeno, non abbiamo chiesto l'acqua ma la sete. Questo verso finale, fra l'altro, poi ritorna utilizzato in vario modo in vari altri testi di Milo, e ciò che non ho mai detto è che in realtà il riferimento è un riferimento forte, ma è un riferimento che definisce bene questo tipo di poetica, e ha un versetto del Vangelo di Giovanni dove si dice: chi beve di quest'acqua non avrà mai più sete, cioè è naturalmente Cristo a dirlo. In realtà qui la situazione viene capovolta, perché non abbiamo chiesto l'acqua ma la sete. La sete, cioè il desiderio, la richiesta, la mancanza, che perdurano, no? Piuttosto che la soddisfazione mediante l'acqua, il fatto che l'acqua porti a far cessare la sete. Invece la sete perdura, e perdura questo stato di richiesta costante anche nei confronti del mondo, anche nei confronti del mondo. E questa è anche un'indicazione molto bella e molto precisa che riguarda il modo di leggere anche l'opera di Milo De Angelis. Milo, come diventa questa poesia? Diventa molto diversa. Aspetta. Diventa Nostra Signora degli Insonni, custodisce queste vene che furono marea
voce spartita in assemblea e inchiostro, polvere di una gioia colpita ad altezza d'uomo. Mentre la sostanza attraversa oscuramente la camicia, muove il parabrezza, scatena la magia di un'altra età. Va in una direzione di cui quella che hai letto tu era la premessa. Qui si va verso l'adolescenza, verso la ricerca dello sconosciuto e dell'altro. Mentre la richiesta della sete era, come dire, era originaria, era la richiesta di una pulsione vitale che va al di là della soddisfazione della sete, che non chiede l'acqua ma chiede l'energia vitale del desiderio, quindi chiede l'inesauribile. Ma io ho lavorato soprattutto quel libro in maniera continua, assillante, e ho fatto impazzire Luigi per il gioco delle varianti. No, però l'abbiamo raccontato tante volte, l'ho anche scritta la storia, perché quando ve lo dico in pochi minuti, perché insomma non voglio personalizzare la cosa, ma è interessante anche sapere cosa c'è dietro un testo. Quando Milo scrisse Biografia sommaria, io già da tempo stavo seguendo L'oceano intorno a Milano, e in un primo tempo era uscito sulla rivista Poesia, diretta da Nicola Crocetti. È diretta e pubblicata da Nicola Crocetti. E naturalmente avevo osservato che di volta in volta cambiavano le cose, ma non era solo uscita su Poesia, c'era anche un'edizione precedente, diciamo pubblicata a Reggio Emilia, diciamo semiclandestina, perché non, insomma, l'avevamo avuta in pochi. E poi via via si è sviluppata nel corso del Nel gennaio del 98 io ero arrivato da meno di 24 ore negli Stati Uniti, nell'Indiana. Era una giornata terribilmente fredda, piena di neve, e arrivai lì e trovai lì dove mi attendevano per un corso come Fulbright Visiting Professor, trovai lì al dipartimento il plico di Milo, che quasi mi dava il benvenuto negli Stati Uniti, ed era il dattiloscritto di Biografia sommaria. Quando dico dattiloscritto intendo dire dattiloscritto perché era scritto alla macchina da scrivere. Parliamo del 1998. Quel testo di Biografia sommaria, al quale c'è il bigliettino di Milo che l'accompagna, e dice: questa è Biografia sommaria, lo consegnerò fra poco all'editore. Quindi io gli ho scritto: benissimo, ci lavoro e ne scriverò quantomeno per Semicerchio. E dunque lavorai a quel libro, lo lessi dattiloscritto e recensii e scrissi un lungo pezzo, che poi non era una recensione perché io recensioni nella mia vita non ne ho mai scritte, un pezzo su Biografia sommaria, e scrissi di questo libro, e il testo uscì su Semicerchio. E a un certo punto però ci accorgemmo, quando io arrivai, rientrai in Italia, Milo mi telefonò e mi disse: Luigi, ti devo chiedere scusa, perché il libro che tu hai letto non è il libro che è stato pubblicato, perché Biografia sommaria nel frattempo, nell'arco di pochi mesi, forse di un mese, forse di un paio di mesi, era diventato un'altra cosa. Quindi il testo di Biografia sommaria che io ho letto e di cui ho parlato, per la maggior parte della gente non esiste, sarà materia di studio, di letture da parte degli studiosi, dei filologi, dei critici futuri. E fra l'altro poi Milo mi disse: però ci sono alcuni versi che tu citi sui quali vorrei ritornare, erano molto interessanti, adesso vedremo cosa farne. Ecco, per dirvi che cosa può succedere. E allora da allora, ogni volta che Milo affettuosamente mi manda in anticipo sugli altri i suoi testi, gli dico sempre: Milo, però dimmi quando si tratta del PDF dell'editore, perché altrimenti qui rifacciamo Biografia sommaria. Ed è comunque una bella storia, perché quello è una sorta di libro UR, no? Di libro che sta alla base di tanti altri libri, per il modo in cui lavora questo poeta, quindi è particolarmente interessante. La poesia si può leggere anche così, non soltanto col testo sicuro e certo che noi abbiamo sott'occhio sui banchi di scuola, all'università o quando leggiamo, dove leggiamo, in metropolitana, sull'autobus o sull'aereo o sulla poltrona di casa nostra.
Il testo è qualcosa che continua a vivere, quindi benvengano, benvenga l'officina questa volta che sta dietro il lavoro del poeta. Bene, vediamo se ci sono delle domande. Vedo il mio vecchissimo e carissimo amico Giuseppe Pace Asciac che è a Malta e quindi dico a Delia i nostri confini sono sempre più ampli. E non è escluso che tu abbia qualche sorpresa in questo momento dal nord Europa. Fatevi avanti con qualche domanda, anche per Milo. Un saluto, un ringraziamento, veramente un grazie di cuore di questa esperienza e di poter sentire un grandissimo, ecco. Grazie veramente di cuore dell'invito. Grazie a te, Giuseppe. Però vogliamo delle domande cattive, se le avete. Se no, passo a un altro argomento, chiedendo a Milo di dedicarci ancora del tempo, perché magari poi arrivano le domande anche per lui, se non deve certo. Fare altro. No. Non ci sono domande per il momento. Delia, sai qualcosa? Sì, per il momento no, sono... No. Va bene, c'è una timidezza nell'aria, esatto. C'è una timidezza nell'aria. Allora, se l'incontro fosse in presenza, probabilmente questa timidezza nell'aria la riusciremmo a romperla, come abbiamo fatto tante volte in tanti posti. Va bene. Allora, già che c'è troppa timidezza nell'aria, io passerei a parlarvi di un altro poeta, però credo poi qui di dovermi fermare perché sono già in Italia alle 6:22, a Cluj le 7:22. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi va bene. Però io auspicherei delle domande che possono arrivare in qualsiasi momento, quindi basterà che vengano segnalate oppure che qualcuno si faccia avanti a farlo. E la poesia che pensavo di leggere è una poesia breve di un poeta di cui molto stiamo parlando, soprattutto in quest'anno, anche perché vi è un'occasione particolare, cioè Leonardo Sinisgalli, e che grazie proprio all'opera costruttiva e generosa della Fondazione Leonardo Sinisgalli di Montemurro, che è in provincia di Potenza, è stata rilanciata. E dunque, per esempio, Mondadori ha pubblicato i libri del poeta che non uscivano da tanto tempo, quindi i giovani non avrebbero mai avuto la possibilità di leggere questo poeta, ma non solo i giovani, anche i quarantenni, perché l'avrebbero potuto incontrare soltanto andando in biblioteca, e anche in biblioteche ben fornite, peraltro. E allora chiederei di condividere con me il testo Nomi e cose, che fa parte dell'ultimo libro di Sinisgalli. Mi spiego meglio. È l'ultimo libro di Sinisgalli, nel senso che è quell'ultimo libro licenziato da lui. Poi, dopo la sua morte, o meglio, negli ultimi mesi di vita, subito dopo la sua morte, sono apparsi due volumi, volumetti, diciamo, edizioni semiclandestine quasi. E quindi questo è proprio il volume mondadoriano che invece aveva licenziato lo stesso Sinisgalli. Dice una cosa molto interessante che vale per tutta la poesia. Il libro si intitola Dimenticatoio. Questa poesia naturalmente indica nell'ultimo verso, ci dà alcune dritte e nell'ultimo verso ci dice che fornisce il titolo all'intera raccolta, all'intero libro. Allora, nomi e cose. I nomi si sono scollati dalle cose. Vedo oggetti e persone. Non ricordo più i nomi. A piccoli passi il mondo si allontana da noi. Gli amici scendono nel dimenticatoio. Vedete che questa poesia, apparentemente semplice, pone un problema cruciale che non riguarda soltanto la senilità. È un problema cruciale che riguarda il nostro rapporto con le cose, non soltanto le persone, amiche,
ma anche con le cose che noi normalmente pensiamo e sentiamo come amiche. I nomi si sono scollati dalle cose. E qui avviene qualcosa che crea un autentico cortocircuito. I nomi da una parte, le cose dall'altra parte. I nomi non sono più in grado di incollarsi, riferirsi a cose precise. Però questa sorta di scollamento crea anche la situazione di chi non può adoperare quel nome proprio per quella cosa a cui si riferisce. E il nostro colui che ci parla nel testo, no? Quello che normalmente noi diciamo, il nostro poeta, dice: vedo oggetti e persone. Pensate che nel 78 Siris Galli ha 70 anni, quindi non è poi così Matusalemme, no? Come invece lui vorrebbe far credere. Vedo oggetti e persone, non ricordo più i nomi, non ricordo più i nomi. Senza conoscere i nomi noi non possiamo raggiungere il mondo, noi non possiamo raggiungere gli oggetti. E naturalmente questo è un problema che i linguisti conoscono molto bene, ma lo conoscono molto bene soprattutto coloro che hanno imparato una lingua straniera. Perché in una lingua straniera, in una lingua che non è la lingua madre, noi facciamo tutto il percorso di consapevolezza che porta dal nome alla cosa. Attribuiamo valore alla cosa che già conosciamo nella nostra lingua madre, grazie però a un nome differente, a un nome differente. E dunque non ricordare più i nomi significa perdere la lingua, perdere una lingua e perdere il potere di designazione, che è anche quello che si chiama il percorso connotativo. Non riusciamo a designare e anche a connotare oggetti attraverso segni. A piccoli passi il mondo si allontana da noi. E appunto è il mondo. Queste cose vengono a costituire il mondo, cioè tutto il possibile, tutto il dicibile. Dietro questa espressione di Siris Galli vi è una situazione di grandissima tensione, di grandissima difficoltà. Perché questo allontanamento è l'impossibilità di riferirsi a qualcosa, è l'impossibilità di orientarsi fra le cose. Questo scollarsi, e adopera appunto un termine così espressivo e anche così pratico, così materiale, come lo scollamento dei nomi dalle cose, riguarda, e questo allontanamento dei nomi dalle cose, riguarda una situazione di disorientamento e di estraneità. Gli amici scendono nel dimenticatoio. Ma anche quest'ultimo verso, così come avevamo notato a proposito della poesia di Milo De Angelis, presenta una doppia situazione. È vero che gli amici scendono nel dimenticatoio, come se il dimenticatoio fosse una stantina che sta al piano basso, sotto la nostra abitazione, in uno sgabuzzino, no? Nel quale abbiamo rinchiuso gli amici perché non riusciamo più a chiamarli, perché non esistono più, perché non possiamo richiamarli in superficie. Però è allo stesso tempo vero che questo dimenticatoio contiene le memorie, perché il dimenticatoio contiene le cose dimenticate. Se qualcuno fa parte del dimenticatoio, fa parte di un luogo in cui la dimenticanza è raccolta, è riunita. Allora, la situazione descritta da Siris Galli drammaticamente ci riporta a una condizione che riguarda sia le nuove che le vecchie, sia le nuove generazioni che gli anziani. Che è la situazione della demenza senile per quello che riguarda gli anziani, lo scollamento dei nomi dalle cose.
ma allo stesso tempo anche l'incapacità di usare il linguaggio pertinente per far sì che il mondo rimanga amico, che il mondo ci sia amico, cioè che il mondo sia conoscibile. E questo invece purtroppo riguarda le nuove le giovani generazioni, che spesso danno per scontato, danno per scontata l'acquisizione dell'uso del linguaggio e della lingua, dei linguaggi e della lingua, mentre non riescono a spiegarseli e allo stesso tempo non ne hanno davvero cognizione effettiva. Molto spesso sbagliano, sovrappongono, scollano i nomi dalle cose, non riuscirebbero mai a descrivere. E quello che è ancora peggio, e che è una situazione latamente accennata nel testo di Sinisgalli, che però troviamo in altri frammenti del medesimo libro, quello che è peggio è che questo scollamento coincide con una rinuncia al rapporto con il mondo. Dunque nel dimenticatoio non vanno solo gli amici, ma in questo dimenticatoio, che ormai riguarda tutti, riguarda proprio la percezione di noi stessi all'interno di quel mondo che si è allontanato. Quindi è una situazione veramente al limite ed è una situazione così ben anticipata, in fondo in anni che non presentavano le stesse caratteristiche di questi nostri anni presenti, che devo dire in Sinisgalli si presenta in modo molto, molto vivo e molto preoccupante, poi, se uno ci riflette. Ecco, quindi vedete come un piccolo testo ci ricorda che la dimenticanza è un altro di quei tabù che noi dobbiamo imparare ad affrontare, non a sfatare, ma ad affrontare, perché la dimenticanza, così come la memoria, hanno un valore molto ravvicinato, molto stretto. La dimenticanza e la memoria convivono e dovremmo tenerne conto, però così si potrebbe andare molto lontano, per cui io mi fermerei di fronte a questo, perché mi vengono via via in mente delle altre cose che sto censurando nella mia mente, naturalmente, per non annoiarvi ulteriormente. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Maria Palazzo vorrebbe fare una domanda, la ascoltiamo? Certo. Ecco qua, ho riattivato il mio audio, ecco qui. Allora, come avevo scritto, buonasera innanzitutto al professore Tassoni, buonasera a tutti, come ho detto prima, e al poeta De Angelis, e l'altra volta ero assente all'incontro, ma ho seguito tutto, lo seguo anche sulla pagina di Viviana Nicodemo, e ho letto anche su indicazione di entrambi le sue poesie, a cui mi sono appassionata, e non so se prima si è notato, ho provato una visibile commozione, è proprio come anche in Sala Venezia. Quando leggo Sala Venezia provo una forte emozione, che non viene solo dal testo, ma proprio da quello, come diceva il professore Tassoni, che sta anche dietro al testo, che si avverte, anche se qui si avverte di più con le spiegazioni, diciamo, e anche con l'intervento del poeta. Io mi rifaccio a quello che ho scritto, perché non posso chiedere troppe cose, però chiedevo, questo fatto delle varianti mi ha sempre affascinato. Mi ricordo al liceo, mi affascinò per la prima volta, ebbi la prima sensazione di una variante attraverso i testi che poi sono in formato anche cartolina, arrecanati di Leopardi, e rimasi un po' bene e male, ma sempre affascinata, e mi portarono in un mondo veramente misterioso, che qui ho ritrovato sia la volta scorsa, sia nelle parole del poeta De Angelis e nel testo che io sto leggendo, nel suo testo, professore Tassoni. È un discorso, appunto, io mi chiedevo se è più, forse una domanda un po' ingenua, credo che di fronte a un poeta io mi sento sempre molto ingenua, però la voglio fare lo stesso questa domanda. Mi chiedo se il discorso delle varianti, che è essenziale nella conoscenza di un poeta, è più importante per noi fruitori o lettori, anche a volte
a volte non sempre appassionati, a volte molti sono affascinati dalla poesia. Ho notato ultimamente, grazie a Dio, anche per curiosità, che è anche una cosa bella, anche se è più bello andare a fondo. Io mi chiedevo se è più importante per noi che fruiamo della poesia, che siamo più o meno appassionati, o è più importante per il poeta stesso fare questo percorso, o per un critico, per esempio come lei, professor Tassoni, o altri critici. Ma la sua critica mi piace, perché io non la ritengo una critica, la ritengo, come diceva lei, una condivisione. E raramente si incontra questo in una persona che ci parla dei poeti. Io la ringrazio per questo, perché anche questa è una cosa che mi emoziona moltissimo, leggendo i suoi pezzi, come li chiamava lei, e non le sue recensioni, che è una cosa ben diversa, appunto. Oppure io mi chiedo ancora, e finisco, se è importante per entrambi, o se c'è un parallelo proprio per entrambi, anche per tutti e tre, e se questo lega tutte le tre persone, la persona che parla della poesia, che quindi l'ha analizzata profondamente per noi e per se stesso, per il poeta pure, oppure se anche solo per il poeta o per la persona che fruisce. E grazie. Grazie Maria. Allora io le farei rispondere da Milo, ma prima che Milo risponda volevo dirle una cosa. Una serie e una semiseria. Quella seria riguarda la considerazione di un testo variante che, se esiste, è una possibilità precedente il testo. Noi in realtà abbiamo anche il dovere morale di fare riferimento al testo definitivo, così come è stato licenziato dall'autore, oppure come in filologia testuale è stato licenziato nella sua attendibilità. Ne varietur. È chiaro, questo è evidente. Però c'erano, e questa è la cosa semiseria, c'erano dei filologi, a me carissimo, Domenico De Robertis, che giustamente pretendevano, io mi ricordo di aver avuto più di una gustosa chiacchierata con il professor De Robertis, che era un grandissimo studioso, un grandissimo filologo, a proposito appunto delle varianti riguardanti gli autori contemporanei. Voi sapete che Giuseppe De Robertis, cioè il padre di Domenico, è stato, insieme a Contini e insieme a Piero Bigongiari, tra i primi a introdurre l'uso e la lettura delle varianti. Anzi, Giuseppe De Robertis ne aveva fatto proprio materia fondamentale per Ungaretti. Domenico De Robertis, che normalmente gli amici chiamavano Mincuccio, diceva che questi contemporanei già è molto che li consideriamo, perché non si dovrebbero leggere e considerare i viventi, i poeti viventi. Quindi, però era già molto moderno nel suo modo di dire, perché io ho conosciuto grandi filologi che dicevano che se un poeta scriveva al di là del 1300 non era più un poeta da considerare. Ecco, questo è già, quindi Mincuccio era modernissimo. E diceva: non esageriamo con questa variante in quegli anni lì, che erano gli anni 80, forse del 900, la seconda metà degli anni 80 del 900. Io mi stavo interessando alle varianti dell'opera del primo Caproni, sono stato il primo studiante, fra l'altro, nell'opera di Giorgio Caproni. E quindi, insomma, la rideva un po' e diceva non è interessante. Però è una possibilità precedente il testo. Perché negarcela? Avete visto che io vi ho letto un testo dignitosissimo, interessantissimo, che è pur sempre di Milo De Angelis, e che i francesi hanno letto per la prima volta, anche molti italiani, hanno letto per la prima volta come se fosse un testo che rientra nell'edizione definitiva. Ma sentiamo cosa ne pensa il poeta, perché insomma. Io ho sempre insistito sul fatto che la variante, per un poeta come me, per un poeta alla ricerca di una voce originaria, non è tanto la scoperta di nuovi territori attraverso la variazione del testo, ma è piuttosto il tentativo di recuperare quella prima voce che ci sta alle spalle. È come se il poeta, attraverso le varianti, tendesse sempre di più l'orecchio, acuisse sempre di più il suo udito, per cogliere la voce che l'ha preceduto, la voce che gli ha dettato
i versi che poi lui trascrive, quasi fosse un amanuense, no? Ecco allora che la variante diventa la ricerca di una parola che è al tempo stesso originale e originaria. Originale fa pensare al nuovo, originaria fa pensare all'antico. Ecco, nel momento della creazione poetica coincidono il nuovo e l'antico. Si va in avanti per scoprire ciò che è successo alle spalle. Si procede in un cammino verso il nostro porto per arretrare a ciò che ci precede. E quindi il cammino in avanti verso il porto sepolto che noi cerchiamo di raggiungere è anche un cammino all'indietro verso ciò che siamo stati. Questo è tipico di una posizione che Pavese chiamerebbe mitica, ossia la convinzione che la ricerca poetica non è tanto la fondazione di un nuovo linguaggio, quanto lo svelamento di ciò, di un linguaggio che stava, che esisteva prima di noi e di cui il poeta in qualche modo si fa trascrittore. Ecco, allora niente a che fare insomma con lo sperimentalismo. La variante che io vivo non è mai così il tentativo di scoprire nuovi continenti, di avventurarsi in terre sconosciute, quanto piuttosto quello di recuperare la prima voce, un po' come un detective che accumula prove, indizi, interrogatori, sospetti, intuizioni per scoprire che cosa era veramente accaduto il giorno dell'omicidio, come era avvenuto quel gesto, ma qualcosa insomma che riguarda una verità antecedente piuttosto che una verità, piuttosto che un mondo da scoprire. Bellissimo, bellissimo, questo è molto bello. Fra l'altro queste tue riflessioni veramente metterebbero sotto scacco quei filologi bravi, perché non, la filologia è una cosa seria, però ci sono alcuni filologi che pensano che il poeta scriva il proprio testo con l'ambizione di raggiungere il significato ultimo e definitivo, cioè di precisarsi, di arrivare a questo culmine di precisazione per cui poi il testo definitivo non può essere messo in discussione perché tutto il resto non è altro che un cammino accessorio e gregario in prospettiva del testo definitivo. In realtà quello che tu dici ci riporta in una atmosfera del tutto diversa, anche liberatoria da questo punto di vista, no? Perché è veramente straordinario tutta questa... penso che solo un poeta può portarci verso una profondità che forse... tutta l'umanità dovrebbe avere e riscoprire attraverso la poesia. Ed è una grande, veramente, non è solo un'opportunità avere un poeta con cui dialogare, ma è veramente un riscoprire il fondamento dell'umano, secondo me. E grazie. Grazie a te, Maria. Io condivido quello che dici. E mi reputo anche fortunato da molti punti di vista. Però vorrei che intervenissero anche gli amici che vedo. Vedo la professoressa Eliane che è lì, che, insomma, lasciarla inattiva mi sembra un delitto. Abbiamo anche una studentessa che vuole fare una domanda, ma ascoltiamo la professoressa Eliane. Sì, io comunque ringrazio moltissimo per questa serata di poesia straordinaria. La mia domanda è che io non mi sono mai occupata in modo specifico della poesia contemporanea. Ho tradotto qualche cosa, ma non ho approfondito da critico, diciamo, la poesia contemporanea. Ma mi sono sempre domandata... a proposito del redattore della casa editrice con cui io lavoro, che è una persona di grande cultura e di grande sensibilità,
che sempre quando lavoravamo insieme su un libro di poesie, per esempio lavorando sul libro tradotto da una mia collega di Caproni, lavorando su Sandro Penna, eccetera. E lui ha questa idea che diceva la poesia che ha bisogno di essere spiegata non è poesia. E io vorrei chiedere perché praticamente questo tipo di pensiero evidentemente rende inutile tutta la critica letteraria che riguarda la poesia, evidentemente. Sì, dunque questa affermazione deve comunque essere presa con grande riserva. Però qualche cosa dentro c'è, cioè il bello e il mistero della poesia, che sta in gran parte anche a quella sonorità, quella melodia, alle parole speciali, in posizioni speciali. Nel momento in cui viene spiegata, e viene spiegata proprio così didatticamente, secondo me perde qualcosa della sua essenza, perché nella sua essenza, soprattutto la poesia moderna, la poesia nuova, sì, nella sua essenza sta sempre un qualcosa di misterioso, e nel momento in cui quel mistero lo vuoi sviscerare così, la poesia perde un po'. E questa è una domanda che non faccio tanto a Luigi, perché Luigi è un critico agguerrito e che evidentemente deve pensare in un altro modo, ma io lo chiedo, se c'è ancora, al poeta, che sono felicissima di aver visto e conosciuto di persona, perché soltanto ho letto, non molto, ma ho letto saltuariamente le sue poesie. Dunque vorrei vedere come la pensa, se c'è ancora, non lo so, Milo De Angelis. E comunque la ringrazio molto di essere venuto e di aver parlato della sua poesia. Ma lei come si sente nel momento in cui le sue poesie, che sicuramente, perché così si sente, hanno un nocciolo duro, duro non nel senso di incomprensibile, ma nel senso di impenetrabile. Questo nocciolo, noi abbiamo la vanagloria di aprirlo e di capire tutto e di essere così bravi da capire magari anche più di quello che ha capito, ha voluto dire il poeta. Poeta, lei cosa dice? Beh, in realtà il grande critico, il grande lettore di poesia non è mai quello che dà un equivalente, diciamo, teorico del verso e spiega che cosa significa, come fosse una nota a piè di pagina, no? Vi ricordate quando si leggeva D'Annunzio La pioggia nel pineto e noi abbiamo trovato le terribili note a piè di pagina che ci spiegavano che la favola bella di cui parla il poeta è la vita oppure è l'amore. No, un critico non deve mai fare questo, nessun bravo critico, nessun serio critico dà una spiegazione, tantomeno una spiegazione univoca ad un verso e dice che cosa significa. Anzi, un critico, invece di esaurire la domanda del testo, moltiplica la domanda all'interno del testo, non risolve l'enigma, ma ne sviluppa tutte le parti oscure, difficili, segrete, suggestive, suggerisce altre interpretazioni. Quindi è ben lungi dal dire questo significa questo, cioè dal fare un equivalente. Il critico, il lettore serio, il lettore bravo, il lettore a sua volta poeta in qualche modo, rende il testo infinito. Sottolinea
l'infinità delle letture possibili. Questo ho imparato da Luigi. Ogni volta che leggo una sua interpretazione trovo una nuova via per entrare nelle profondità del testo, mai una sorta di esaurimento delle possibilità ermeneutiche, ma delle nuove strade che si aprono all'interno delle strade più conosciute e più immediate e più facili. In che misura, leggendo le interpretazioni di Luigi, a lei si illuminano, diciamo, i propri versi in altre luci, in altri colori? Proprio così, si trovano altre sfumature, altri toni, semitoni. Il poeta, d'altronde, è uno che non ne sa più di altri su ciò che ha scritto. Il poeta viene continuamente superato, scavalcato, oltrepassato dalla propria scrittura. E quindi ben vengano i lettori come Luigi o come quelli che davvero sentono in profondità l'enigma poetico, ben vengano questi lettori che forniscono al poeta altre vie d'accesso a ciò che lui stesso ha scritto e che spesso gli è ignoto. Gli è, come dire, lo conosce da un certo punto di vista, ma gli sfugge da altri punti di vista. E allora il lettore diventa un compagno di strada nell'avventura intorno al significato, ai mille significati di ciò che il poeta scrive. È un complimento straordinario che fa alla critica letteraria, sì. Grazie, è una risposta bellissima, e un complimento anche a Luigi di persona, ma in genere alla critica letteraria, un bellissimo complimento. Il complimento nasce dall'amicizia probabilmente, è sicuramente immeritato per quello che mi riguarda, però ci terrei a dire, e questo lo dico direttamente a Bebe, che dica al suo amico redattore della casa editrice che abbia un pochino più di fiducia nella letteratura, nel senso che lui, che ne avrà tanta, perché naturalmente produce una e più collane di grande interesse, non può arenarsi proprio di fronte a un tema di questo genere. La critica, se davvero esiste, non lo so, io posso occupare di quello che mi riguarda, non posso rispondere per gli altri, è appunto, come dicevo all'inizio, partecipazione onesta, non è una violenza sessuale del testo, in nessun modo, quindi proprio se è onesto il lettore, sia esso critico o sia lettore spontaneo, che magari ha delle buone intuizioni sul testo, abbiamo visto che a volte ci sono questi, soprattutto per il testo di Montale vi erano alcuni onesti lettori che hanno tirato fuori delle prospettive interessantissime per l'interpretazione. Esiste poi appunto il gioco delle interpretazioni, che è detto in senso buono, nel senso che il testo viene visto anche da più punti di vista, però esiste e deve esistere la coscienza di quello che si fa. Allora, da quello che tu dici, forse ti è un po' dispiaciuto che io oggi abbia messo il testo duramente alla prova di fronte a noi, cercando di attraversarlo per... No, qui ti sbagli. Scusa che qui ti sbagli, non mi è dispiaciuto per niente, perché nel momento in cui insegni anche da professore, da professoressa, anche la poesia, arrivi alla stessa cosa, anche se non si tratta necessariamente di poesia contemporanea, ma anche la poesia vecchia è esattamente la stessa cosa, cioè anch'io faccio quello che fai tu in un'altra zona della letteratura, diciamo, sì. Però era una domanda così generica, anche perché volevo piuttosto vedere come la percepisce l'autore, come la percepisce il poeta, che viene interpretato in vari modi da varie persone, non lo so. Sì. Scusami, ho interrotto. Sì, ma c'è da sfatare un vecchio equivoco, proprio a proposito del cosiddetto mistero della poesia. Ma è naturale che la poesia, se ha dentro di sé un mistero, questo mistero continua a comunicarlo. Sì. Non
forse ci sono stati dei critici, forse anche nella, così, nella esaltazione strutturalista, forse, che hanno pensato di, oppure nella aberrazione storicistica, che hanno pensato di ingabbiare un testo dandone una spiegazione o una definizione o una traduzione in parole critiche. Ma non è questo, la lettura di un testo non è questo. Io mi sono sforzato di farlo, soprattutto in questo libro ultimo, proprio perché mi stava, che si intitola non a caso Il gioco infinito della poesia, no? Sì, sì. Perché mi stava a cuore il fatto di richiamare il lettore verso la poesia, non di fornirgli un'interpretazione che sostituisse la poesia. Quindi il lettore onesto, chiamiamolo lettore, perché poi se uno dice il critico onesto già assume una categoria un po' complessa e complessiva, il lettore onesto che magari possiede degli strumenti di lettura sa già in partenza che il testo va rispettato nella sua identità, sì. E naturalmente ne affronta la lettura attraverso una serie di ipotesi, e sono ipotesi. Qualche volta funzionano, qualche volta non funzionano e cadono e si bruciano su se stesse, ma per fortuna, perché appunto se ne parla e si parla di poesia e si legge la poesia. Grazie a questo si legge la poesia. Sì. Io ho invece un altro problema che è molto specifico a quelli come me che traducono, sì? Perché la poesia contemporanea, a differenza della poesia, diciamo, classica, è molto più misteriosa, è molto più interpretabile, oppure se vuoi è molto meno chiara in un messaggio. E nel momento in cui traduci ti trovi di fronte a un problema gravissimo, che tu traducendo in un modo o in un altro tu devi interpretare quel testo e dai un'interpretazione che arriva a un lettore in un'altra lingua, con non soltanto in un'altra lingua, ma anche completamente con un'altra faccia e con un altro spirito. E sempre rimani con questa incompiutezza e con queste domande: che cosa viene fuori da quello che io ho tradotto rispetto a quello che sente un madrelingua o che sente veramente un lettore sensibile della lingua rispettiva. La traduzione è un altro problema difficile della poesia. Sei in buona compagnia, perché Milo è un traduttore continuo. In questo momento noi oggi abbiamo sottratto un pomeriggio alla sua opera di traduzione del De Rerum Natura, che sta traducendo integralmente, quindi anche per questo gli sono profondamente grato, perché so che è molto disciplinato e sta proseguendo quotidianamente e ha dedicato a noi quel tempo. E forse il suo punto di vista di traduttore è anche importante, perché lui sa che quello che stai dicendo è materia viva. Sì, ma se lui traduce De Rerum Natura, lì le cose sono molto complicate, ma diversamente complicate. Sì, ma certo. Sì, diversamente complicate, sì. Ma comunque è una grande cosa se traduce De Rerum Natura. Complimenti anche per questo. E quando pensa di darla alle stampe? Alla fine dell'anno terminerò questo lavoro e uscirà nell'Oscar Mondadori in gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Splendido. Il lavoro non è solo di traduzione, ma essendo anche un testo che andrà nelle scuole, un lavoro di annotazione, di esegesi, un lavoro di pazienza, ecco. Sì. Io avevo avuto un rapporto più poetico da ragazzo con Lucrezio, con una serie di traduzioni molto libere, molto magari poetiche, ma non attentissime alla lettera. Adesso invece devo trovare la poesia all'interno della letteralità, non posso andarmene troppo in libertà. Sì, sì. Quindi è un doppio lavoro di precisione e di invenzione insieme. Che bello, wow, complimenti. Aspetteremo quella traduzione. Poi è vero, come lei dice, che nella poesia contemporanea
il tasso di oscurità è maggiore. È maggiore perché è più veloce il movimento analogico, cioè la parola che si mette in contatto con un'altra parola lontana non passa attraverso tutte le tappe, le fasi, le stazioni a cui la poesia classica ci ha abituati. Passa, come dice Ungaretti o come dice Piero Bigongiari, da un momento all'altro con una velocità estrema. Però sono sempre convinto che esista un filo sotterraneo che lega anche le analogie più coraggiose, più estreme. Ci deve essere, no? Perché sennò diventa surrealismo, sennò diventa parola in libertà. C'è un filo segreto, magari difficile da cogliere, nei grandi poeti, per esempio ermetici, ma c'è sempre. Se non c'è, è gratuito e non ci interessa, ma c'è sempre. Cioè il movimento centrifugo è sempre accompagnato da un movimento centripeto che riporta la parola al suo nucleo ossessivo e fermo. E il fascino della poesia appunto in questo doppio movimento, dall'io al mondo e poi dal mondo all'io, in un andato e ritorno, che è veloce ma non è mai immotivata, non è mai gratuita, non è mai arbitraria. Poeta, lei non è soltanto un grande, ma è anche un grande teorico. È limpidissimo in quello che dice. Grazie. Vediamo, c'era una studentessa che si era fatta il coraggio di fare la domanda. L'ascoltiamo, Emanuela si chiama. Coraggio, Emanuela. Coraggio, buonasera. Io avevo una curiosità, però penso che lei abbia già risposto proprio prima alla mia domanda, però comunque la faccio ancora. Se secondo lei quanto è importante fare la parafrasi del testo, della poesia, e diciamo anche tradurre il testo per fare poi l'analisi letteraria della poesia? Invece è una domanda fondamentale questa. Io non avevo risposto in realtà, perché è un'operazione questa di cui lei parla che sta alla base della lettura della poesia. Perché quando dicevo il lettore deve essere onesto, intendevo dire deve prima di tutto cercare di capire lui in prima persona, cercare di capire che cosa sta leggendo, in che posizione si sta mettendo. E quindi la parafrasi è fondamentale, anche se può essere poi bruciata, messa da parte, sbriciolata, ma prima di tutto è quel disegno, no, della lingua, del testo, che noi dobbiamo cercare di individuare, di immaginarci, di vedere, no? E quindi la parafrasi è fondamentale, nel senso che proprio aiuta a volte a rimettere a posto le cose, quando le cose ci sembrano aggrovigliate, ma allo stesso tempo non può bastare per sciogliere il groviglio, perché invece a volte quel groviglio stesso voluto dal poeta ha un alto valore significativo, no? Quindi dobbiamo essere coscienti di quello che facciamo. Però la parafrasi iniziale, quello che mi sentirei di consigliare a tutti i lettori, cioè di non basarsi sulle impressioni banali che spesso noi troviamo scritte sulle pagine dei quotidiani. I recensori dei quotidiani, soprattutto di quelli italiani che si occupano di poesia, molto spesso, tranne alcune felici eccezioni, non capiscono niente di poesia, per il fatto che, anche se hanno delle intuizioni, poi le mortificano alla luce appunto di considerazioni superficiali, perché non sono partiti dall'umile esercizio della parafrasi, cioè non si sono confrontati col testo. Tutto il resto viene dopo, e c'è molto che deve venire dopo, ma inizialmente occorre molta umiltà e molta attenzione e ascolto, e credo che questo sia un esercizio che aiuti tutti, fa bene a tutti, fa bene a tutti. Non a guadagnare il paradiso, sicuramente, ma fa bene in altra direzione. Grazie mille. Grazie a lei, grazie a lei. Vediamo se ci sono altre domande o altri interventi.
Posso avere io un rapidissimo intervento? Certo. Si vede abbastanza scatti, no? Volevo soltanto salutare Luigi, salutare Milo De Angelis, che non vedo da anni, ci siamo incrociati un po' di anni fa a Peach, e sono molto molto contenta della sua presenza. Purtroppo per sovrapposizioni di impegni vari io ho seguito veramente a scatti e quindi molto molto poco, quindi non mi sembra neanche giusto di fare delle domande, però io avrei una proposta: se Milo De Angelis e Luigi accettano di dedicare proprio un incontro magari all'inizio dell'autunno alla poesia di Milo De Angelis, quindi di parlare un po' più approfondità, perché è veramente uno dei più grandi autori contemporanei e la sua poesia vale la pena di farsi conoscere anche in Romania in un modo un po' più dettagliato. Luigi, se ho capito bene, stasera una parte dell'intervento è stato dedicato a una delle poesie di Milo, però se voi accettate proporrei questo dialogo tra di voi in autunno magari. Volentieri. Per me va bene. Anche per me, anche per me. Sottrarremo ancora alcuni spazi alla traduzione del De Rerum Natura. Volentieri. Però va bene, sono molto contento naturalmente. Se n'era già parlato con Delia e avevamo detto che se la nostra storia comune ci porterà a vederci, ovviamente io sono disposto anche a venire a Cluj e a fare un incontro di tipo doppio, nel senso di online e in presenza. Però se vogliamo continuare a sfruttare in pieno il mezzo tecnologico va benissimo anche questa modalità, per me va bene, sono felice che vada bene anche per Milo, perché siamo felicissimi. Poi io sono molto felice anche per un altro motivo, che Milo, dopo il battesimo iniziale del suo avvio alla consuetudine tecnologica, adesso grazie anche all'aiuto di Viviana è molto a suo agio, quindi questo mi riempie di gioia, perché abbiamo un contributo diretto di prima mano così importante, e il bello di queste situazioni drammatiche della nostra storia mondiale è il bello questo. Bene, grazie, bella idea, grazie. Va bene, se non ci sono altri interventi potremo anche concludere. Benissimo. Ovviamente voglio anch'io ringraziare il professor Luigi Tassoni e il poeta Milo De Angelis, perché ci hanno offerto un esempio concreto, pratico, di cosa significa alla fine il gioco infinito con la poesia, con il testo poetico, che ci può portare in mille direzioni. E poi una delle affermazioni con cui inizia il libro, che è stato il pretesto di questi nostri incontri, è che la poesia aggiunge significato, aggiunge sempre un significato al mondo. E poi questa sera abbiamo avuto l'esempio concreto, grazie a Milo De Angelis, che se poi il poeta è presente e ce lo legge lui stesso, il significato è ancora più emozionante, più profondo, più forte. Quindi grazie, grazie davvero. E poi secondo me anche le letture, le interpretazioni, se fatte come il professore ce lo ha consigliato sin dall'inizio, cioè con attenzione e con pazienza, aggiungono altre prospettive, altre, anche se non necessariamente significati, ma sicuramente nuove prospettive, nuove vie per continuare questo gioco infinito. Quindi grazie davvero e grazie a tutti i partecipanti italiani, ungheresi, romeni, e di sicuro continueremo. Anche maltesi. E di sicuro continueremo in autunno questi incontri in presenza o virtuali, ma ci rivedremo ancora. Va bene. Sarò,
Sarà un piacere giocare insieme, nella stessa squadra, nella stessa squadra. Va bene. Ciao a tutti e grazie. Grazie, arrivederci, buona serata. Ciao, Luigi. Ciao. Ciao. Grazie. Buona serata a tutti.